Questa è una linea di barche, l'SX, che chiamiamo crossover, che nasce in seguito a una crisi molto importante che ha vissuto la nautica dal 2009, la crisi economica, fino al 2014. Perché è una crisi importante? Perché a differenza di tutte le altre crisi economiche è durata molto di più. Immaginate che nel 2008 in Italia si vendeva 6,2 miliardi di euro di prodotti nautici. Nel 2014 erano scesi a 250 milioni, quindi vuol dire meno 94%, quindi una crisi veramente epocale. Come sempre nella storia dell'uomo, nei momenti di crisi nascono le nuove idee. Ci siamo domandati che cosa sarebbe rimasto del mercato pre-2008 e abbiamo capito che il mercato del 2008 era forse un po' drogato, quindi c'erano molti armatori che compravano la barca non perché erano degli appassionati del mare, ma perché serviva un po' per dimostrare il potere, il fatto di essere un uomo riuscito, quindi più per show che non per godere il male. E quindi abbiamo pensato che il post-crisi sarebbe stato un momento in cui solo i veri appassionati di nautica avrebbero comprato la barca. E allora ci siamo chiesti che cosa avrebbero voluto. E così nasce il concetto della linea SX, quindi una linea che ha come privilegia l'utilizzo della barca in mare e quindi grande spazio aperto di poppa dove portare i giochi d'acqua, la possibilità di non rimanere vincolati a una plancetta bagno di un metro e venti, un metro e trenta, ma l'SX88, che è stata la prima della nuova linea, ha un pozzetto di poppa che sono 6 metri per 5, sono 30 metri quadrati. E quindi in 30 metri quadrati io metto tutti i giochi d'acqua che voglio. A questo punto abbiamo eliminato la seconda plancia, la plancia interna, e quindi abbiamo liberato completamente il salone, dando la possibilità al cliente di fare una bella cabina padronale sul main deck, oppure lasciare la barca totalmente libera, come abbiamo fatto con il design di Piero per la prima barca. A questo punto una sola plancia sul flying bridge, ma il flying bridge completamente chiuso, con la possibilità di aprirlo quando si è d'estate o di chiuderlo quando si è d'inverno, perché la plancia che rimane solo sul fly è una plancia che ottimizza l'utilizzo dello spazio in modo incredibile. La forma della carena, una carena nuova perché crossover, questa è la ragione, perché è un dislocante veloce. Quindi non è pienamente dislocante come le navette, una linea semidislocante o dislocante che fa quindi 15-16 nodi, non è planante quindi 20-30 nodi, è un qualcosa di mezzo, 22-23 nodi, consumi molto contenuti, ma se uno vuole fare quei 2-3 nodi in più rispetto a un dislocante lo può fare. Quindi tutta una serie di scelte, per esempio il vetro, normalmente tutte le barche hanno il vetro della sovrastruttura verso poppa, questo è il vetro verso prua. Perché? Perché comunque dovevamo recuperare le altezze per la cabina. Quindi tutta una serie di nuove idee che hanno creato la linea SX, che ha avuto grandissimo successo con l'88. A quel punto abbiamo deciso di fare la più piccolina, la 76, sempre con design esterno di Zuccon e gli interni di Sony, e il 76 è stato anch'essa un grande successo con una scala rivoluzionaria, una specie di conchiglia che si avvolge su se stessa e scende sia nel piano di sotto che sul flying bridge. E poi, visto il successo dell'88 e del 76, ci siamo lanciati in qualcosa di particolare che è l'SX112, quindi un 33 metri con motorizzazioni, 4 motori IPS. Questa barca, oltre a riportare tutte le caratteristiche, gli stilemmi, lo stile, il design e le idee della linea SX, ha una grossa particolarità nella poppa per quanto riguarda la posizione della sala macchine, in cui abbiamo recuperato molto gli spazi. Intanto mi presento sempre come clandestino. Io tecnicamente parlando sono un clandestino in questo mondo e voglio continuare a essere un clandestino. Da clandestino ho cominciato a immaginarmi come funziona e devo dire che lavorando con Massimo abbiamo anche cambiato il modello di funzionamento, ma la domanda che mi sono posta è stata come funziona una barca, ma soprattutto come funziona un SX, questa barca di nuova generazione, una barca completamente differente, con spazi completamente diversi, con attitudini diverse. E l'elemento che li lega o li connette tutti e tre è un elemento secondo me fondamentale, la connessione verticale di questa barca.
ho dato per scontato che ci fossero degli spazi orizzontali molto precisi, ma la cosa che mi piaceva era risolvere la connessione verticale. Di solito sulle barche le connessioni sono quasi sempre di servizio o diventano alcune volte incredibilmente decorative. Io da architetto ho pensato di mettere dentro nelle barche dei segni assolutamente sorprendenti come le scale, e quindi la parola, o se preferite il minimo comune denominatore multiplo, è legata a due elementi: spazi aperti e scale di volta in volta inventate, e su ciascuna SX a lui lì gli ho fatto vedere i sorci verdi, perché l'88 aveva delle scale abbastanza impossibili, il 72 credo di non aver fatto dormire per qualche mese gli ingegneri, e sul 112 non so se qualcuno è tornato a casa, non so se qualcuno è tornato a casa nello stesso momento dopo aver progettato questa scala con me, però come vedete costruita, quindi in qualche maniera sono riuscito a forzare la mano. Comunque le scale e gli spazi aperti. Il 112 è stata una straordinaria avventura. Intanto il 112 è partito con i canoni classici del modello architettonico. Prima di cominciare tutto il progetto definitivo, il 112 ha ragionato sul suo progetto strutturale meccanico. Quindi io da architetto ho pensato e ragionato non semplicemente da un punto di vista estetico, ma abbiamo ragionato col cantiere, con gli ingegneri del cantiere, con il designer della barca, abbiamo ragionato sugli elementi strutturali. E posso dirvi che è stato un punto di partenza, secondo me, molto interessante, che spero, anzi lo useremo anche sui progetti successivi. Quindi l'integrazione tra quello che succede come progetto interno in realtà è stata un'integrazione nata con quello che succedeva prima come modello strutturale e come modello funzionale. Ecco, questo SX secondo me è nato con questa caratteristica, un DNA secondo me particolarissimo. Noi ci siamo incontrati diverse volte al Salone del Mobile, la settimana del design di Milano, da Boffi, perché io sono un cliente di Boffi e Piero, lo studio, ha disegnato per parecchi anni le cucine, art director, eccetera. E tutti gli anni ci incontravamo, scherzavamo, ridevamo, diciamo, ci promettevamo di rincontrarci per fare una barca. Poi un giorno ci siamo invece incrociati per fare una piccola conferenza, uno scambio di battute sul design con dei giornalisti, e io avevo nella mia borsa la prima bozza della linea SX. Quindi a fine conferenza gli ho detto: Piero, forse adesso ho la barca giusta per te, perché è una barca speciale. Gliel'ho spiegata a voce, lui ovviamente ha percepito tutte le novità, poi ho detto: la vuoi vedere? Ho detto: beh, certo. Gliel'ho fatta vedere, lui mi ha detto: questa la faccio veramente con piacere, perché l'approccio di Piero alla nautica non era stato proprio tanto amichevole, nel senso che aveva delle opinioni un po' così non tanto positive. E quindi l'idea di approcciare lo studio Lissoni per fare degli interni di una linea molto innovativa, molto nuova, che così diceva qualcosa veramente di innovativo al mercato, penso che sia stato un punto vincente, no, del nostro assolutamente rapporto, sì, perché però lo ha stimolato, Massimo, a fare delle cose particolari. Non avevo un'idea così pessima della nautica, avevo un'idea pessima. Differente, mettiamola così, differente. Beh, in fin dei conti, se immaginate che questi oggetti, guardatevi intorno, sono uno spaventoso concentrato di tecnologia. Per arrivare a farli, a costruirli, a pensarli, ci devi mettere anni di conoscenze e di pensiero, che poi in qualche modo vengono vanificati da, chiamiamole, delle scelte estetiche che riportano di fatto a delle Formula 1 che galleggiano, le riportano a essere dei galeoni adatti ai tempi di George Nelson. Ecco, io ho sempre contestato questo punto di vista. Se sei nel 2000, quando abbiamo cominciato
a ragionare sulla possibilità di fare un progetto assieme dal 2016, se sei nel 2016 devi essere contemporaneo, non puoi pensare a mondi che non ci appartengono, ma nemmeno come modello estetico. E lui lì ci è cascato e l'ho convinto a fare questa operazione folle. Sono stato felice di castarci. Con il primo SX88, spazi aperti, finestrature pazzesche, non c'era la cucina, c'è questo blocco che scivola, che si muove. Io credo che qualche armatore, quando è salito a bordo per la prima volta, qualche, come si dice a Milano, qualche stranguglione se l'è presa. E adesso che cosa succede? Beh, noi eravamo pronti i disegni con le cucine, ovviamente, perché quando ti viene a bordo il, così, la coppia più giovane, oppure magari un single, gode di tutta la bellezza di avere praticamente il sole e il mare nella barca. Se ti viene a bordo la famiglia classica con due figli e con la signora che magari cucina, e tu gli presenti una cucina che è solo un blocco con un piatto, ti dice bellissima, però l'hai fatta anche con la cucina, allora noi tiravamo fuori i disegni. Ed è bello questo, perché vuol dire, noi abbiamo fatto mediamente 14-15 SX88 all'anno, quindi devi fare anche una barca che può prendere un mercato ampio, e quindi devi avere la barca con caratteristiche diverse pur sempre nella stessa barca. Questa è anche una delle caratteristiche più peculiari della San Lorenzo, il made to measure, cosa che nessun cantiere al mondo fa. Lo fanno sopra i 40 metri tutti, ma sotto i 40 metri non lo fa nessuno. Per un 88 piedi, quindi 26 metri di barca, dare 3, 4, 5 versioni completamente diverse, al di là del cambiare l'essenza del legno, del marmo, che quello insomma è una cosa abbastanza facile, ma proprio la pianta della barca completamente diversa, la cabina padronale sul main deck, oppure la cabina padronale sotto sul main deck tutto aperto, oppure la cucina sul main deck o la cucina sotto, insomma sono tutte varianti che per un'industria che deve produrre ovviamente una complessità maggiore, perché è molto più facile fare tutte le barche in serie uno uguale all'altro, perché uno la manda in Messico, uno in America, uno in Cina, una tre o quattro in Europa, e la nostra caratteristica è quella di fare la barca che vuole il cliente, e in questo caso adattare, al di là del disegno di Piero che è stato rivoluzionario, perché è un po' come questa, entri dalla poppa e vedi la prua, e quindi hai davanti 20 metri, 25 metri di salone, perché questo non è un salone e poi è tutto salone, no? E questo cristallo ovviamente aiuta a farlo diventare tutto salone. Quando poi hai 8 metri di larghezza e delle finestrature da 2,20 metri, ecco, adesso questa è una giornata con le nuvole, ma quando c'è la giornata di sole ti sembra di vivere in una barca open, e invece sei su un fly. In tutti questi anni non ho mai imparato il gergo, quindi quando lui parla dei deck, main deck, poppa, prua, per me sono invece, il linguaggio dell'architettura sono i piani, quindi per me quando entri è il piano terra, il primo piano e il secondo piano. E quando dialogo con gli ingegneri di cantiere, alcune volte con lui mi guarda e scuote la testa sconsolato, perché pensa, questo è proprio una bestia, tutti questi anni non ha ancora imparato nulla. Ad esempio questa barca, l'SX, il 112, ha un lato B magnifico, ha questo lato B tutto trasparente, ha questo lato B molto sensuale, e soprattutto ha questo lato B che quando la barca è in condizioni di riposo, che sia in rada, che sia in un mare meraviglioso, o semplicemente in un luogo che ti permetta di aprirla completamente, la barca diventa un'inesistenza, perché ci sono queste grandi ali che si aprono, dialoghi direttamente con il mare, e poi salta fuori quello che io credo che sia uno dei più bei lati B che si siano mai visti da queste parti. Posso dirlo? Assolutamente. È un gran bel lato B. Assolutamente, anche perché di giorno la barca la vivi tutta lì, con i tuoi giochi d'acqua in mare, e questa piattaforma che tutta insieme, compreso anche la zona beach chiusa, sono 90 metri quadrati di piattaforma sul mare. Quindi una barca da 33 metri con 90 metri quadrati di piattaforma sul mare non esisteva prima. Quindi qui abbiamo fatto una cosa totalmente nuova che penso che piacerà molto, perché poi è bellissimo fare i salotti, quindi gli angoli che sono molto, diciamo così, da casa, quindi piacevoli. Ovviamente imprenditori o professionisti
che sono, lavorano tantissimo con tanti mal di capo, quando vanno le vacanze vogliono stare in relax, nel comodo, la barca è un modo, ma se poi la barca è arredata con un comfort di un certo tipo, una bellezza, questo è meglio. Però di fatto di giorno vivono al mare, allora questa piattaforma al mare di 90 metri quadrati ti fa veramente entrare in contatto con l'acqua, col mare, con i tuoi giochi, e questo è molto bello. Poi di sera hai i tuoi spazi, il salottino di sotto, il salottino di sopra, la prua, a poppa, eccetera. Un'altra caratteristica fondamentale dell'SX112, totalmente nuova, è che invece di fare qualsiasi barca di 30 metri ha una sana macchina con due motori da 2000 o 3000 cavalli, da 2000 a 2400 cavalli, e quindi una sana macchina di 5 metri, che normalmente è messa verso la zona di poppa prima di arrivare all'estrema proppa, prima del transom di poppa. Poi c'è una paratia che divide la sana macchina con la zona di prua dove invece ci sono le cabine ospiti. Questa barca al posto della sana macchina ha una zona gym, chiamiamola beach, che è la zona chiusa in contatto con la piattaforma, perché la sala macchine l'abbiamo ricavata sotto la piattaforma bagno mettendo questi 4 IPS della Volvo. Tutti gli impianti vengono concentrati in un canale che è largo 1,40 m, alto 1,60 m, fra la sala macchine che ha l'estrema poppa sotto la piattaforma bagno e la parte centrale della barca. E quindi abbiamo recuperato 5 metri di profondità per 8 metri di larghezza, sono 40 metri quadrati di utilizzo di vita a bordo al posto della sala macchina. E questa è una novità assoluta. Infatti io pensavo ci fosse il rematore, avete presente le galere veneziane? Quando tu giri la barca non vedi i motori, dici ma questa barca come va? A remi, con il rematore delle galere veneziane. Se ripenso a quando siamo partiti sull'SX, su tutta la famiglia degli SX, tutti quanti come inizio di progetto sono partiti con quest'idea di ragionare come se fossero delle case galleggianti e non come se fossero degli oggetti galleggianti e lì finiva. Ci siamo sempre chiesti ma perché se le persone vivono molto spesso in case straordinariamente belle, molto ben disegnate, molto ben progettate, con dei bellissimi oggetti dentro, perché non possiamo riproporre un mondo che si avvicini molto di più a questa specie di scala architettonica chiamerei residenziale, quindi da casa privata, che non invece semplicemente giocando su questa dicotomia dell'essere a bordo. E tutti i progetti, dal più piccino al più grande, in questo caso il 112, nascono con questa idea architettonica, quindi sono delle case. Gli ambienti dialogano con l'esterno, esattamente come succede nel mondo architettonico. Quando ti affaccia una finestra vedi delle cose, quando sei a prua, in questo caso sei sulla parte terminale della casa, ne vedi delle altre, quando entri come un ospite o come il padrone di casa hai la percezione della presenza dello spazio. E una delle cose che anche su questo progetto è partita come prodromo di progettazione, quindi come punto fondamentale, è stato l'azzeramento dei corridoi. Io ho una specie di idiosincrasia nei confronti dei corridoi, e quando Massimo mi ha raccontato che non c'era più la sala macchine ma finiva tutta nascosta sotto e i corridoi nascevano solo come corridoi tecnici ridotti veramente all'osso, per me è stato quasi come, beh, non dico aver vinto uno scudetto contro l'Inter, ma quasi. Io sono milanista. Però la bellezza davvero, adesso è difficilissimo concentrare e condensare in pochissimi minuti un racconto che è durato anni, perché per arrivare a vedere questo oggetto che vedete qua intorno, fisicamente c'è, lo tocchi, noi ci abbiamo messo anni, sono anni che stiamo discutendo tra architetti, ingegneri, titolari d'impresa, e poi lo vedi tutto finito e di colpo ti dimentichi di tutte le difficoltà, dei, non so, i modelli tecnologici, dove passa l'aria condizionata, perché su questa barca non vedi più alcuni volumi, modelli ideali, perché abbiamo tirato i soffitti più alti possibili, riducendo in maniera molto
sensibile agli elementi strutturali perché abbiamo cambiato il progetto strutturale. Ecco, questa è la bravura di San Lorenzo. Un progetto così nasce solamente se l'azienda, se l'imprenditore, se i suoi ingegneri, se il team di lavoro è tutte le volte col cervello aperto. Vedrete che il primo cliente che è venuto a bordo questa mattina è entrato, mi è piaciuta moltissimo la barca, però è venuto da me un cliente San Lorenzo che ha già comprato diverse barche, dice: Massimo, bellissima la linea, Piero Rissoni, geniale, cioè, dice, non c'è contenimento, dove li metti i piatti? Dico, no, un momento, vieni, l'ho riportato a bordo, l'ho portato a prua, e dove voi vedete la murata di prua che sembra un muro, una paratia, e apri queste paratie, che sembrano solo delle paratie, e dietro c'è uno spazio gigantesco. Quindi anche lì la capacità di togliere i volumi, gli ingombri che normalmente ci sono sulle barche, che sono lì da decine e decine di anni, quindi fare qualcosa di nuovo, ma ovviamente pensato con le logiche che poi qualcuno la deve usare, e quindi i piatti, i bicchieri, le bottiglie, il whisky ci devono essere. Io ho iniziato all'età di 22 anni, dal 1982, nella nautica, con un'azienda importante, l'azienda Benetti, con cui ho fatto un'esperienza profonda. All'età di 44 anni mi è venuta voglia di fare l'imprenditore, quindi ho deciso di uscire dalla prima azienda con cui avevo fatto tanta strada, avevo imparato molto, e ho acquisito i cantieri San Lorenzo. I cantieri San Lorenzo mi piacevano molto perché erano molto classici, avevano uno stile particolare che si riconosceva in mare, ma in particolare perché avevano degli interni con un comfort particolare, le porte molto spesse, l'insonorizzazione perfetta, erano molto coibentate, quindi fresche d'estate e calde d'inverno. Però quando ho comprato l'azienda era di proprietà del signor Iannetti, che aveva 76 anni, quindi un po' datato come imprenditore, gli interni erano rimasti un po' fermi a 20 anni prima, e quindi mi è venuto voglia di rinnovare, dato che non volevo toccare le linee esterne, perché secondo me avevo bisogno di fare innovazione, di rinnovare la gamma, ma nello stesso tempo i miei clienti, i clienti San Lorenzo, il club di clienti San Lorenzo, mi chiedeva di mantenere la classicità e lo stile di San Lorenzo, perché volevano quello, un po' come la Porsche 911. Quando vuoi quella macchina, non vuoi che questa macchina sia cambiata nello stile. Allora, non potendo cambiare gli esterni, mi sono concentrato a dare agli interni un'anima più nuova. Ho provato con i designer della nautica e questi mi ripresentavano sempre le stesse cose. A un certo punto ho incrociato un collaboratore che poi è venuto a lavorare in San Lorenzo, che è Sergio Buttiglieri, è stato per 20 anni intriso di quello che è il design milanese e quindi quello più avanzato al mondo. E grazie a lui siamo entrati in contatto innanzitutto con Dordoni, con cui ho fatto il primo SL106. La barca è stata stupefacente, l'abbiamo portata al Salone di Genova e abbiamo veramente colpito nel segno. Cioè, i clienti che venivano a bordo si rendevano conto che era qualcosa di diverso, che la nautica non aveva mai fatto. Vi dico una semplice cosa: le tende andavano fino a pavimento. Sulle barche ci sono sempre le tendine perché i vetri sono piccoli, ci sono queste tendine, sotto ci sono tanti mobili, e quindi lui aveva incominciato a rivoluzionare, giustamente con lo stile tipico delle belle case che venivano arredate dagli architetti, dai più bravi architetti milanesi. E da lì è partita una storia che poi è continuata con due o tre barche fatte con lo studio Citterio, finché, come vi ho detto, ho incrociato Piero, con cui è nato un rapporto, un feeling, una chimica particolare, cosa che non era nata prima con Citterio e con Dordoni. Dopo Piero abbiamo fatto un paio di barche con la Patrizia Urchiola, con cui abbiamo avuto un buon successo. In questi giorni, in questi mesi, stiamo lavorando con John Poson e con Christian Diegra, con progetti molto belli. Però con nessuno di loro è nato, è scoppiata così, è scattata la scintilla come è scattata con Piero. Ci siamo trovati d'accordo su tanti argomenti. Su come affrontare l'azienda, il prodotto, su come vendere sul mercato.
prodotto. A un certo punto Piero mi dice: guarda Massimo, tu hai fatto sul prodotto quello che non ha fatto nessun altro, e quindi quella è la parte più difficile, ma quello è da 1 a 10. Quello che porta il tuo brand da 10 a 100 è la comunicazione. Perché non proviamo a lavorare insieme sulla comunicazione e lasci che, oltre a disegnare gli interni delle barche, io ti posso aiutare come art director. Il discorso che mi ha fatto mi ha colpito molto, sono tornato a casa, ci ho pensato per qualche giorno e poi immediatamente ci siamo stretti la mano e lui è diventato un po' l'anima del brand, e devo dire, lo devo ringraziare, perché in questi 3-4 anni la San Lorenzo come brand nautico è riuscita ad essere comunicato al mondo esterno come il brand più vicino a quella che è il design, oppure vicino all'arte. Insieme abbiamo deciso di fare un accordo con Art Basel in esclusiva, in cui noi siamo l'unico cantiere al mondo che fa i 3 Art Basel di Basilea, di Hong Kong e di Miami, perché mi piaceva molto l'idea di avvicinarmi anche all'arte per cambiare un po' l'immagine del prodotto barca, che in certi frangenti è un prodotto che è un po', rimane un po' indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni, no? dell'uomo in termini di design, in termini di arte e di cultura. E quindi Piero mi ha aiutato molto a comunicare questa cosa al mercato in modo eccellente, e devo dire questi anni grazie, perché è stato uno step up chiaro, che ho anche verificato nel show, nell'esperienza del 2019 della borsa, perché quando andavo ad incontrare gli investitori e parlavo di San Lorenzo, questi avevano ben in mente il passaggio degli anni fatto con i designer innovativi, ma poi l'avvicinamento all'arte, alla cultura, perché questa comunicazione di Piero nel 18, nel 19, nel 20 era riuscita a fare quel 10-100 che mi aveva raccontato, e quindi gli sono grato. Diciamo che è stato un bell'incontro. In realtà l'azienda c'era tutta, faceva dei prodotti bellissimi, soprattutto li studiava e li produceva in maniera straordinaria, ma io credo che la comunicazione, come ti fai vedere, come ti fotografi, quindi conti da questo punto di vista i nostri mondi, quegli altri paralleli, la moda, il design, parzialmente l'architettura, il modello di comunicazione l'hanno sempre usato con molta chiarezza e con molta precisione. Con San Lorenzo è stato facile, c'era già tutto, bastava semplicemente raccontarlo, anche solamente con dei racconti facilissimi, racconti un'azienda mettendo a posto la corporate identity dei colori, racconti un'azienda per come si presenta nei suoi incontri quotidiani con i suoi interlocutori, che sia la stampa o che siano i clienti. Racconti l'azienda per quella che è, con l'onestà di chi sei, ma anche con quel minimo di conoscenze, con un pochino di voglia di far sapere che non sei solamente un'azienda che costruisce bene, che fa ingegnerizza, che pensa, ma sei anche un'azienda che parla, che si racconta. Io mi ricordo quando con Massimo discutemmo per la costruzione degli Elite Days, e all'epoca il modello era tutto un mondo di grande presentazione, ma molto tradizionale, molto classico. E io timidamente chiesi: ma perché non la facciamo in fabbrica? E lui rimase un pochino fermo e poi mi disse: sì, però con gli ingegneri di cantiere ci parli tu. Quindi se ne lavò le mani come Pilato. La risposta più gentile era: impossibile. Lei non ha idea di quale razza di disastro mette in piedi, noi blocchiamo la produzione, non consegniamo le barche. E anche perché per fare una festa con 700-800 ospiti dovevamo portare fuori dal cantiere le barche, solo che i cantieri sono fatti perché le barche stanno dentro con tutte le strutture produttive, sono barche da 50-60 metri, quindi effettivamente non era facile. E poi Piero ha bisogno anche di un imprenditore che sia un po' creativo e un po' così, coraggioso, perché nel momento in cui io gli dissi: ma adesso li abbiamo radunati tutti nel cantiere, sì, bello, entrano in questo cantiere, però volevamo qualcosa che li colpisse, no? Quando sono seduti, fanno la cena, che cosa che possiamo fare? E Piero mi disse: è molto semplice, il 62 metri che hai tolto dal cantiere lo appendiamo
Nel secondo giro, quando siamo andati a parlare agli ingegneri chiedendogli se era possibile appendere 62 metri sul soffitto, ci hanno subito detto: guardate, non potremo appendere la barca sul soffitto, però se proprio volete va bene, portiamo via tutte le barche dal cantiere, e abbiamo fatto dell'idea all'interno del cantiere. Io me li vedevo di già, Massimo, quando gli ho detto: ci sono all'interno 7, 8, 10 gru che portano X numero di tonnellate cada una. La barca pesa 60 tonnellate, lo scafo vuoto, la tiriamo su, e quando entreranno vedranno galleggiare questa barca. All'inizio ci cascò. Gli ingegneri, appena formulammo questa possibilità, credo che ci insomma, no, deve, c'è stato missioni, perché erano responsabili della sicurezza, sì, un po' poi ci riassume dopo la festa. C'è stato un po' un po' di sommovimento, però da fabbrica impossibile da usare a fabbrica che diventò per tre giorni un luogo di grande festa, insomma, alla fine uno deve capire un po' come deve muovere l'asticella. Però la bellezza, e anche qui è di comunicazione, tutti i proprietari di questi oggetti hanno scoperto che per costruire questi giocattoloni meravigliosi ci sono migliaia e migliaia di ore lavoro di persone che quotidianamente cominciano la mattina e finiscono la sera, e con le mani, con i robot, con le macchine, costruiscono. Beh, noi gliel'abbiamo fatto vedere. E di colpo tutti si sono resi conto che un cantiere è un luogo dove viene prodotto, un luogo dove la gente vive, spende parte della propria vita, costruisce con una passione, e deve avere voglia di farlo. E di lì, se ti ricordi, di colpo cambiò anche da parte dei nostri interlocutori finali, dei clienti finali, cambiò la loro sensazione di essere in un luogo diverso con un grande costruttore. Vestimmo gli ospiti e anche noi con delle tute da lavoro, con la scritta San Lorenzo, con l'elmetto, e quindi si sono sentiti partecipi di quello che era la problematica di costruire una barca d'acciaio da 60 metri, che sono 1 milione di ore di lavoro, quindi alla fine l'impatto è stato importante, si sono resi conto di questo, e abbiamo avuto un ritorno mediatico molto bello, perché poi queste fotografie, filmati, tutti ne parlavano. E aver fatto entrare i clienti e fatto le feste all'interno della fabbrica era stata un'idea geniale. Se comunichi chi sei e comunichi nel miglior modo possibile, anche il tuo prodotto poi acquisisce o acquista una aura completamente differente, e su quello abbiamo lavorato. Noi in 3 anni abbiamo lavorato in parallelo, diciamo sul modello genetico barra industriale barra architettonico, e sull'altro modello, quindi come parlo, come comunico, cosa racconto, chi sono. Poi io e lui ci troviamo, lui mi frega con gli spaghetti con le vongole, semina come pollicino, non i pezzettini di pane, ma sono tutti questi spaghetti, questi piatti di spaghetti con le vongole, e io tutte le volte ci casco. Davanti a uno spaghetto con le vongole ben fatto. Anche venuto a Milano, mangi sempre risotto, quindi quando viene al mare. Sì. Pensiamo molto a quello che sarà il futuro, perché siamo un po' all'inizio di un cambiamento abbastanza importante nel mondo, nel senso che il concetto di sostenibilità, di eco-friendly, di cercare di usare meno energia possibile, pur godendo di quelli che sono i piaceri della vita, come può essere uno yacht, è un qualche cosa che nei millennials, diciamo nei clienti ora trentenni o venticinquenni, che saranno i nostri clienti fra 10 anni, sicuramente ci chiederanno qualcosa di nuovo. Quindi stiamo sviluppando una linea di prodotto come Blue Game, di questi multi-hull, perché riteniamo che i clienti del futuro saranno molto attenti a quello che è il consumo, a quello che è l'efficienza in mare, e quindi se io ho una barca per multi-hull, volgarmente catamarano, che ha una resistenza al mare con un coefficiente che è circa la metà di quella della monocarena, posso fare la stessa velocità con molti meno cavalli, bruciando molto meno gasolio, oppure con la stessa quantità di gasolio o di cavalli vado molto più velocemente. Questo è un modo smart di andare in mare. Oltre a questo, è molto più facile adattare una propulsione elettrica ad un multiscafo che ha meno attrito al mare che non a uno scafo unico, un monocarena,
che ha più resistenza al mare. Quindi questo è un esempio di come stiamo pensando la nautica del futuro, andando incontro a quelle che riteniamo saranno le esigenze. Un'altra esigenza importante è l'utilizzo di materiali riciclati. L'idea è che fra qualche anno sui nostri Deprian, che saranno magari anche solo elettronici perché ormai la carta non la usa più nessuno, ci sarà un numerino come principale elemento di comunicazione che indicherà la percentuale di materiale riciclato che è messo a bordo, proprio perché saranno tutti molto più attenti a che, ancorché mi compro la barca per andarmi a godere il mare e quindi da un certo punto di vista spreco energia, consumo, inquino, cerco di farlo nei confronti degli altri, anche nei confronti di se stesso, nel modo più ecologico, nel modo meno invasivo, bruciando meno energia possibile. Quindi se posso fare la barca col 35% di materiale riciclato, per me quello è un plus, cosa che oggi e negli anni passati nessuno pensava, tutti vogliono le cose più belle possibili, i marmi, eccetera. Al posto dei marmi probabilmente ci saranno dei materiali plastici riciclati con una tipologia e delle forme, dei colori che magari richiamano il marmo. Però questo sarà un concetto che oggi ancora non passa, nel senso che i clienti, quando li facciamo vedere, perché abbiamo già fatto dei Deprian, questo discorso dei due Deprian in cui fai vedere la barca con i marmi e fai vedere la barca con i materiali riciclati. Ancora oggi la gente sceglie la barca con i marmi, ma per i più giovani, i figli di quelli che oggi scelgono queste barche sono molto interessati, prendono il Deprian e incominciano a capire, ah però che bello, questo mi piace. Riteniamo che nei prossimi 10 anni ci sia uno sviluppo di consumi più contenuti, modo più smart di andare in mare e la possibilità di riciclare quanto più possibile. Noi non soltanto stiamo lavorando sui materiali riciclati per far sì che la barca abbia una certa quantità di materiali che sono recuperati e non si brucia, diciamo, ricchezza o non si consuma il pianeta, ma anche gli stampi con cui poi produciamo le barche, oggi gli stampi li costruiamo con materiali riciclabili. Ah, io pensavo di tornare per i prossimi 10 anni a disegnare delle barche come le facevano i faraoni o come le faceva George Nelson, quindi iperdecorate con leoni d'oro. Avete presente il Bucintoro? Ecco, farò delle cose così. Dopo il mondo minimal elegante passerò a una specie di over design, quindi disegnerò delle barche con delle polene, con tutta una serie di robe tutte decorate in oro. Questo è un messaggio che Piero dà ai concorrenti di San Lorenzo, così li si via. No, il prossimo futuro, peraltro ci stiamo già lavorando con, ad esempio con SP, quindi con questa nuova generazione, il prossimo futuro saranno barche spaventosamente intelligenti, barche che useranno motori ibridi, barche che lavoreranno con materiali anche questi intelligenti, riciclati o riciclabili, materiali più leggeri, un pochino più tecnologici, secondo me di gran bell'aspetto. Il problema sarà anche qui ragionare su un prodotto completamente nuovo, quando il prodotto che arriverà fra 5 anni, fra 7 anni, fra 8 anni saranno prodotti nuovi, e anche l'estetica secondo me andrà di pari passo. Se vi ricordate come erano costruite le macchine 30 anni fa, modificando il modello dell'automotive, oggi consideriamo assolutamente ipertradizionali dei materiali che 30 anni fa non avremmo nemmeno preso in considerazione. Ecco, noi faremo così anche per i prossimi anni. I prossimi anni saranno una ricerca costante per far diventare ancora più intelligenti questi oggetti, che sono già molto furbi, ma noi li vorremmo ancora più, non tanto furbi, ma più intelligenti. Stiamo pensando molto all'idrogeno. Pensiamo che l'idrogeno, che è una tecnologia che si sta sviluppando molto velocemente, l'idrogeno è una delle componenti dell'acqua, le barche stanno in acqua e quindi se si riuscirà a risolvere il problema dell'immagazzinamento, del serbatoio che conterrà l'idrogeno, penso che questo sarà uno degli elementi così, più sostenibili e più ecologici per il futuro delle barche. Non sappiamo ancora quanti anni ci vorrà, perché ovviamente non possiamo svilupparlo come azienda nautica, perché siamo troppo piccoli,
ma abbiamo degli accordi che stiamo per sottoscrivere con dei giganti del settore per sviluppare questo tipo di barca, sempre molto attenti comunque a quello che è l'ecologia, perché questo è un tema che per i giovani è fondamentale e i trentenni di oggi saranno quelli che compreranno le barche fra 10 anni.